Ed eccoci ritrovati con Mattina Live, rimaniamo ancora sulla tanto attesa partenza di stasera, di questa 74esima edizione del Festival di Sanremo e ne parliamo stamattina con un volto noto della televisione italiana, giornalista e inviato della Vita in diretta. Sto parlando di Giuseppe Di Tommaso, colui che conosce, mi hanno detto, tutti i segreti del Festival. Buongiorno. Buongiorno e grazie per questo invito. Buongiorno Giuseppe, come stai? Allora, ancora deve iniziare la prima serata ufficiale, già siamo stanchissimi, quindi Immagino. presupposti non sono dei migliori, soprattutto se pensiamo che questa sera si esibiranno in gara 30 artisti, quindi prepariamo thermos di caffè. Sarà una lunga Sarà serata. una lunga serata, secondo me supereremo le 2 di notte, faccio questa previsione. Ecco, come dicevo in partenza, mi hanno detto che tu conosci ogni segreto di questo festival. Ci puoi spoilerare qualcosa che non sappiamo? Allora, diciamo che questo è il mio 19° festival, ho superato la maggiore età come partecipazione, Auguri! ecco. Quindi frequento tantissimo il dietro le quinte, prima, durante le esibizioni e anche dopo. Quindi vivo un po' le emozioni degli artisti che partecipano in gara. E quello che mi ha colpito in questa 74esima edizione è la grande partecipazione emotiva dei big, dei veterani, che ti devo dire, di Fiorella Mannoia, di Loredana Bertè, che ho intervistato ieri sera, È vero. e si è emozionata, si è messa a piangere, e ti do uno scoop: mi ha Sì. detto che lei su quel palcoscenico penserà soltanto alla sorella Alla Mia sorella. Martini, con la quale aveva partecipato nel 93 con Stiamo come stiamo, quindi il Sì. pensiero sarà rivolto soltanto a lei, a Mia Martini. Tra l'altro questi big che hanno anche 30 anni di carriera alle spalle, ma che affrontano ogni anno il festival con un'umiltà pazzesca. Sì, è così, e soprattutto quello che colpisce è il mettersi in gioco, perché sappiamo che poi c'è una classifica, c'è un Certo. televoto, c'è una sala stampa che ti giudica, quindi una carriera può essere messa in discussione per una partecipazione a Guarda, Sanremo. Giuseppe, non è mai facile. Ne parlavo proprio prima con il nostro psicologo, Elpidio Cecere. E il peso psicologico che c'è su questi cantanti anche dopo 30 anni di carriera, perché poi se va male, effettivamente per loro Certo. è un disastro. Ricordiamo Giorgia lo scorso anno che non ebbe un'accoglienza da parte della sala stampa per la sua canzone come ci si aspettava e ha avuto un momento, come dire, di crisi, chiamiamolo Sì. Ed così. Quest'anno la vediamo come adesso alla conduttrice. grande, ecco. Sì, infatti. Tra l'altro questi grandi big si devono anche confrontare con invece talenti nuovi della musica italiana che vengono a volte dai talent e sono anche molto seguiti e molto votati. Sì, perché delle volte a mio avviso la classifica può essere influenzata dal seguito che hanno sui social alcuni artisti rispetto a chi ha una storia e quindi arriva da una generazione precedente. Faccio un esempio: i ricchi e poveri non hanno un seguito come può averlo Emma Marrone, no? Per Certo. ovvi motivi. E comunque rappresentano un pezzo di storia, non solo musicale, ma del nostro paese, perché se noi andiamo in Sud America, no? I ricchi e poveri, i testi Sono storici sono delle seguitissimi. hit seguitissime e delle hit che vengono poi interpretate dagli artisti locali, quindi diventano famosissime. Ad esempio, Non amarmi di Baldi Alotta è una delle canzoni più famose in Sud America, quindi è qualcosa di Per non parlare poi di straordinario. Laura Pausini e tanti altri che sono veramente famosissimi in tutto il mondo. Partiti da Sanremo, E ecco, ricordiamolo. esatto. Mi hai nominato Giorgia e quindi parliamo anche di questi conduttori e co-conduttori di questo festival, no? Beh, è bello vedere cosa che già aveva fatto precedentemente Carlo Conti, ma anche Pippo Baudo con Anna Oxa, che fece la presentatrice a un festival. Vedere gli artisti che hanno vinto o partecipato alle edizioni del festival mettersi alla prova come conduttori o conduttrici. Anche a me piace. Ed è perché? Perché quello è un mondo che appartiene a loro, il mondo della musica, e la musica è al centro del Quindi festival. chi meglio di Chi meglio loro? di loro può capire anche le emozioni che stanno vivendo gli artisti? Ed è bello poter vedere Mengoni, che lo scorso anno
come dire, ci ha emozionati dalla prima esibizione. Con una canzone meravigliosa. Dalla prima esibizione tutti avevamo era già... Chiaro, sì, era chiaro, avevamo era capito, chiaro a tutti. Perché entrava proprio dentro e diventava la colonna sonora di quel del festival per tutti quanti noi. E Giorgia mi è piaciuta vederla... vederla lo scorso anno in gara e quest'anno come conduttrice insieme ad Amadeus, perché comunque è un, a mio avviso, la Whitney Houston italiana, cioè una delle voci più belle come che abbiamo. Come darti torto. Ma poi ringiovanita, bellissima, splendente. Solare, soprattutto solare. È vero. E poi ancora Teresa Mannini. Mi piace perché ci vuole sempre quel pizzico di ironia. Ironia, sì, lei è divertentissima. È divertentissima, poi era un po' che non si vedeva in sì. giro, diciamo, nei programmi importanti o nelle TV importanti nazionali, quindi è bello questo ritorno. Possiamo dire ottima scelta. In grande stile, poi a Sanremo, e sicuramente ci stupirà perché la sua ironia pungente e graffiante, ma anche leggera, sa divertire il pubblico di qualsiasi età, quindi è perfetta per il Festival di Sanremo. Ma è vero che quest'anno non ci saranno monologhi? Dicono al momento i ben informati che vogliono evitare questo perché ci sono tante canzoni in gara, quindi bisogna dare spazio alla te musica. È giusto o sbagliato? Allora, in attesa delle classifiche non mi dispiacevano, devo essere sul finale, sì, quindi devo essere sincero, sì. L'hanno evitati sì. perché forse conciliavano il sonno? Sì, sì. Che sì. dici? Però devo essere onesto, è bello dare spazio soprattutto alla musica. Poi già ci saranno ospiti John Travolta, questi grandi miti del cinema mondiale, Russell Crowe. Già abbiamo loro. Forse che era riempiono. Troppo. Sì, forse era troppo. Anche perché queste serate, come tu ben dicevi, durano tantissimo. Durano tantissimo. Due parole, gliele devi far dire a ogni artista. Aspetta il venerdì, che ci saranno poi gli ospiti nei duetti. E quindi diventa qualcosa, secondo me, di troppo lungo. È un'ottima scelta cercare di snellire la scaletta per dare più velocità e ritmo alle serate del festival. Ma diciamo anche che questo Sanremo è un Sanremo H24, perché Amadeus con Fiorello veramente fa degli orari e non stop, no? Io non so come faccia Fiorello, anzi, un appello, il segreto per essere così vitali, svegli a qualsiasi ora del giorno e della notte, facendo lui la mattina il programma, le incursioni, il festival, cioè veramente complimenti, chapeau. È vero, e poi l'ultima serata avremo anche lui. L'ultima serata, sì, ci sarà lui, giustamente, che è stato in questi anni protagonista insieme a Amadeus del festival, lo dobbiamo dire, ed è stato fondamentale anche per il successo che ha avuto in termini di ascolto il festival, perché non dimentichiamoci che Fiorello è lo showman italiano per eccellenza, il più bravo, il più completo, capace di improvvisare, di raccontare, di far divertire tutti. Ma cosa sarebbe stato il festival di Amadeus, i festival di Amadeus senza Fiorello? Secondo me sarebbero stati comunque un grande successo, perché Amadeus è un esperto di cinema, di musica, arrivando dalla radio, quindi è uno che ha saputo mettere in campo ogni edizione tutti i generi che possono attirare e coinvolgere il pubblico che segue da casa, quindi troviamo la parte più classica, quella più melodica, quella pop, quella rap, quindi abbiamo tutti, è rappresentato tutto. E questo secondo te è il segreto di questo festival? Sì, il segreto di questo festival, come era anche quello di Carlo Conti, la musica è al centro della kermesse musicale, non a caso sì, è il festival della canzone italiana e non è uno show come invece avevano fatto altri conduttori. Sì, si perdeva un po' il fulcro, quello della musica, no? Sì, è diventato un po' quello che in realtà negli anni Ottanta aveva fatto Baudo con Aragozzini, la musica, le canzoni, i protagoniste. Mi ha nominato Pippo Baudo e direi che c'è un'altra analogia con Pippo Baudo, questa attesa così anche pubblicizzata. Sì. Che dura quasi 8 mesi, direi. Sì, 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 Pippo è il festival, Pippo è la musica, Pippo è lo scopritore di talenti unici, Eros, Ramazzotti, Laura Pausini ne sono l'esempio, è stato l'inventore di un genere televisivo, di un modo di raccontare la televisione
come pochi poi hanno saputo fare, ed è secondo me il rappresentante più importante del simbolo del Festival di Sanremo. Cioè, se dovessimo pensare al Festival di Sanremo, credo tutti, certo, le edizioni di Pippo Baudo sono quelle che resteranno nel nostro cuore indimenticabili nella storia. Ecco, come tu ben dicevi, poi ha creato dei talenti, dei mostri sacri della musica. Sì. Come fare adesso a far durare un talento, un artista, per più di tot anni? Allora, io questi credo... artisti di oggi sono molto veloci, sì, no? Sì, 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 tranne i Maneskin, che hanno avuto questo successo internazionale, ma lì sono stati aiutati anche dall'Eurovision Song Contest, quindi c'è stato anche un altro percorso. È difficile perché con i vari programmi televisivi che lanciano artisti, è un continuo arrivare sulla scena di nuovi volti, nuove voci, nuove canzoni, nuovi artisti. Quindi è davvero complicato, e soprattutto io dico sempre che un artista deve essere se stesso, deve essere spontaneo, non costruito, ed è quello che fa il successo e che lo avvicina e lo rende empatico con il pubblico. E ad esempio quest'anno noi abbiamo L'Amoroso o sì, Emma, che hanno saputo comunque, anche se arrivano da talent, no? Consolidare questa popolarità e farla diventare poi qualcosa di diverso, e sono davvero il simbolo di generazioni, perché adesso io, passando davanti all'hotel di Emma, ho visto ragazzini cantare. Ed eccoci ritornati in live con Mattina Live direttamente da Sanremo. Giuseppe, grazie di essere rimasto con noi. Abbiamo cambiato location, hai visto? Ho fatto una piacevole chiacchierata con te, quindi è stato un onore restare, un grande piacere. Giuseppe, hai visto questa nuova location? Ne abbiamo differenti qui a Sanremo. Abbiamo dato un tocco di colore. Un colore rosa. Chissà invece il palco dell'Ariston stasera di che colore sarà? Io ho visto una prevalenza di blu, azzurro, blu, sì, poi tanti fiori per ovvi motivi, e noi in realtà ci siamo spostati sul lato rosa perché le donne del festival in gara, no? Ecco, saranno protagoniste sicuramente. Sicuramente, sicuramente. Tra l'altro abbiamo in collegamento, e quindi vado subito a salutare, due giornalisti, Roberto Mallò e Gennaro Marco Duello. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi. Grazie dell'invito. Allora, questa 74esima edizione del Festival di Sanremo ormai prende il via. Che successo sarà? Che cosa dobbiamo aspettarci? Parto io allora. Sì, prego. Direi innanzitutto tanta musica, perché comunque credo che sia l'edizione con numero maggiore di cantanti in gara, perché sono 30, quindi è un numero importante. Bisogna capire che tipo di musica ci sarà. Ho appena visto dalla conferenza stampa che la prima ad esibirsi sarà Clara, quindi la vincitrice di Sanremo Giovani. E niente, io mi aspetto un festival con tanta musica, e con tante sorprese. Poi il festival è difficile commentarlo quando non è ancora iniziato, bisogna vedere serata per serata cosa succede. E questo è il bello della diretta, tantissime sorprese sera dopo sera. Gennaro, che festival sarà? Beh, come dicevi tu in apertura, è auspicabile aspettarsi un festival al femminile, perché sono 10 anni che non vince una donna al Festival di Sanremo, e questo, se vogliamo, è una statistica abbastanza importante. Le canzoni in particolare di Angelina, di Annalisa, ma anche quella della stessa Clara che apre il festival, come quella di Roseville Lane, mi sembrano abbastanza forti e possono arrivare fino in fondo. Restando sempre a tema donna, io farei anche attenzione a Big Mama, che è pronto a portare la sua carica energetica lì su quel palco. Quindi ci aspettiamo sicuramente un bel festival che incontrerà
in maniera trasversale i gusti del pubblico, come già ha dimostrato Amadeus nelle 4 stagioni precedenti, ecco. Quindi speriamo che finalmente sarà una donna a vincere il festival, Sì, Giuseppe. è auspicabile. Sì, ma secondo te, Giuseppe, questo è veramente l'ultimo festival di Amadeus? Ogni anno c'è sempre questo dubbio, ci sarà il prossimo anno, non ritornerà. Io credo che delle volte quando si raggiunge un livello in termini di ascolti, ma anche di qualità di un prodotto che si realizza così importante, è meglio mollare per Fermarsi, dici? lasciare un bel ricordo e magari ritornare dopo, perché i numeri di Amadeus non credo delle passate edizioni, speriamo anche di questa, non credo possano ripetersi ancora. E poi la bellezza di aver riportato la musica protagonista al festival, musica che avvicina tutte le generazioni, perché ci sono i ragazzi, ci sono i signori un po' più vintage, cioè è davvero il festival di tutti. Non a caso lo slogan è Sanremo si ama. Fermiamoci Esatto, quindi 5 numero perfetto, fermiamoci qua. No. qua anche se già c'è un Totonomi, lo sai, no? Allora, qua ti do Svelaci qualcosa. ecco, dicono Paolo Bonolis perché a giugno scade il contratto con Vero. Mediaset. Paolo Bonolis ha già presentato in passato Sanremo. Poi c'è un napoletano che arriva da un talent, il nome lo faccio dire a te, che ha avuto una compagna e una moglie importantissima che si chiama Belen. Stefano De Martino. Dicono potrebbe essere Ma un davvero? papabile, solo che su Stefano e Martino c'è un problemino. Sarebbe? La musica non è di sua competenza, quindi bisognerà affiancare un direttore artistico che abbia la conoscenza Sì, lui viene dal mondo musicale. della danza. E circola anche un altro nome, e su questo io sarei molto felice per coronare una carriera di successi importante, di grande professionalità, Milly Carlucci, che su quel palco è salita nel 92 insieme a Brigitte Nielsen e ad Alba Parietti nel Festival Baudo, ma come valletta, quindi annunciava solo le canzoni e il maestro che dirigeva l'orchestra. Quindi sarebbe bello vedere Milly Carlucci mettere nel suo curriculum così importante il Festival di Sanremo alla conduzione. Sarebbe bello anche vedere proprio una donna prendere le redini di una manifestazione così importante. Ecco, E non è ritornando al Ballando nostro con le stelle, tema. ma Sanremo con le stelle. Saremo con le stelle, perché no? Roberto, allora, la serata di stasera prevede l'esibizione di tutti e 30 i big in gara. Che cosa dobbiamo aspettarci secondo te? Guarda, io sono molto curioso dal ritorno dei ricchi e poveri, che la critica un po' stroncato, però io non ho ancora ascoltato le canzoni, quindi sono curioso del loro ritorno all'Ariston dopo 32 anni, perché a quanto pare è un pezzo ballabile, quindi voglio vedere se ricalcheranno un po' l'onda dei loro vecchi successi. Sì, mi hanno E detto poi che è sono un curioso. pezzo molto dense che andrà tantissimo anche quest'estate. Confermo, eh. Esatto. Ecco. Tra l'altro, a E poi proposito sono di ricchi e molto. poveri, mi hai nominato i ricchi e poveri, ti dico, ma ieri hai visto il loro look sul green carpet? Sì, completamente vestiti di rosso. Poi mi è piaciuto Ti è l'outfit piaciuto? di Angela. Sì, perché era eccentrico, era un look che dei ricchi e poveri forse non ti aspetti. E quindi ha attirato un po' la mia attenzione, come qualche anno fa il look di Orietta Berti quando era in gara all'Ariston a Sanremo. Diciamo che quel coprispalla, credo che fosse, di Angela a forma di cuore, ha un po' attirato la mia attenzione perché non me l'aspettavo, fondamentalmente. Credo che nessuno se lo aspettava. Gennaro, a te è piaciuto questo look? Sì, è stato molto interessante, mi è piaciuto anche, diciamo, vederlo così a suo agio. Riguardo questa sera, io mi aspetto molto dal momento dedicato a Giogio, a Giovan Battista Cutolo. Ci sarà la madre di Giogio, il ragazzo ucciso all'alba del 31 agosto 2023 da 3 colpi di pistola. Da un balordo, ecco, e io mi aspetto molto da questo momento perché questa è la Napoli che a me preme sottolineare, a me piace vedere, insomma, la Napoli pulita, la Napoli per bene.
non quella delle tute, ecco. Sai che Giorgio era anche nell'orchestra di Sanremo, molti non lo sanno. Sì, appunto, e quindi sarà un momento molto emozionante. E diciamo che la serata di questa sera io la vivo un po' per questo, ecco. Da napoletano la sento molto per questo, più per questo che per altro. Un modo per ricordarlo, però da napoletano c'è da dire, ecco Giuseppe, che c'è tanta polemica anche sul caso mediatico legato a Juelier. Eh sì, per questo testo che alcuni considerano non adatto, non corretto come è stato scritto. Io non sono napoletano, quindi devo essere sincero, non posso avere le competenze linguistiche per capire. Però, proprio nella pausa, mi hai spoilerato che sei stato proprio a Napoli. Sì, venerdì scorso ho fatto un collegamento da Napoli, dove il 50% delle persone che abbiamo coinvolto in questa diretta, soprattutto di età che vanno dai 18 ai 30 anni, erano pazzi di ecco, quest'artista e favorevoli al modo e alle parole utilizzate nel testo, così come erano state scritte. L'altra metà della popolazione invece diceva: no, non ci rappresenta, troppe vocali, le consonanti non sono così, non è il napoletano parlato. Ripeto, io non posso esprimere un parere non essendo napoletano. A me la canzone piace. Ti piace? E secondo me posso dire che lui, avendo anche un seguito rilevante e importante sui social, potrebbe essere una rivelazione di questo festival? Possiamo dirlo, assolutamente sì. E allora torno dai miei ospiti in collegamento. Roberto, come si confermerà stasera la quinta edizione del Festival di Amadeus? Allora, parli a livello di ascolti, immagino. Sì. È una bella domanda, perché... come diceva Giuseppe prima, è il quinto Festival di Amadeus, quindi dovrebbe essere un'edizione rodata, tra virgolette, però è sempre un'incognita. Sicuramente credo che sarà seguitissima, anche perché il cast è variegato, ci sono, diciamo, cantanti che appartengono ad ogni generazione, quindi questo è un grande merito dei Festival di Amadeus, che comunque abbracciano un bacino di utenza grandissimo, quindi credo che dovrebbe facilmente superare i 10 milioni, perlomeno questa è la mia previsione, anche perché come prima serata non c'è neanche molta controprogrammazione, quindi non c'è molta concorrenza, è abbastanza facile. Ebbene, esatto. Gennaro, chi vincerà Sanremo? Chi vincerà Sanremo? È difficile da dire così, però ti dico, avendo ascoltato le canzoni, io ho isolato 3-4 nomi. Il mio preferito, la mia canzone preferita è quella di Negramaro, perché mi sembra proprio la più sanremese, anche, diciamo, da un punto di vista ideologico, rivederli tornare a distanza di così tanto tempo, mi fa piacere premiare questo sforzo, questo tentativo. Poi vedo bene tra le sorprese Maninni, credo sia la canzone più sanremese tra tutte, e poi io farei attenzione ad Angelina Mango soprattutto per la serata delle cover, per la storia che lei porta. Vero, a Sanremo, porta una canzone del Mango, padre. E la serata delle cover io credo che sia già assegnata a lei, me lo auguro almeno, questi tre nomi. Porterà la rondine? Sì, porterà la rondine la serata di giovedì, sì. Giuseppe. Riassumendo, Negramaro. Negramaro e Manini. Io confermo anche Negramaro. Sì. Non do una classifica primo, secondo, terzo, ma le tre canzoni che secondo me possono arrivare sul podio: Negramaro, Mango, Angelina Mango e Loredana Bertè. Guardate, ecco, che la canzone di Loredana Bertè è davvero forte. E poi lei quest'anno è molto carica, ha un trasporto emotivo che potrebbe davvero, davvero fare la differenza su quel palco.
cosa che anche qualche anno fa con l'ultima partecipazione aveva portato su al teatro Ariston. E non ci dimentichiamo poi invece quegli artisti che sono molto seguiti come Emma Marrone, Annalisa e L'Amoroso. Potrebbero anche loro tre riuscire essere a piazzarsi. Una rivelazione per il podio addirittura? Per il podio, sì. I miei preferiti sono Negramaro, Bertè, Mango. Certo. Ebbene, io ringrazio veramente tutti i miei ospiti, ringrazio in primis Giuseppe Di Tommaso. Grazie per essere voi. Stati qui con noi, e gli ospiti in collegamento, Roberto Mallò e Gennaro Marco Duello, grazie veramente. Tra l'altro sarete con noi anche nei prossimi giorni, però non spoileriamo troppo perché sarà un divenire per questo festival. Pubblicità, tra poco con Mattina Live direttamente da qui, da Sanremo.